Aldo, che uva c'è qui? Questo qua è Chardonnay, che è un'uva bianca, è un vitigno che si è adattato abbastanza bene in questo ambiente tropicale. E poi dopo ci abbiamo sempre come uva bianca anche lo Zibibbo, che è un moscato ma con un'intensità di profumo non tanto elevata, anche lui si è adattata bene. Come vino rosso lo otteniamo da Tempranillo, che è un vitigno della Spagna che viene coltivato sulla Mesa vicino a Madrid, quindi un ambiente quasi simile al nostro, perché bisogna considerare che tutti i nostri vigneti sono irrigati goccia a goccia, perché siamo in un ambiente che non c'è produzione di acqua atmosferica e quindi dobbiamo avere tutta irrigazione goccia a goccia, che viene fatta esclusivamente soltanto durante la notte, perché di giorno c'è lo stress idrico, evaporazione e altri problemi correlati. Il bianco l'abbiamo tenuto sui 13 gradi perché è inutile andare con una gradazione più elevata. È abbastanza fruttato.